fare gli ultimi due giri perché la moto dall'inizio non andava. Era troppo. Prendevo il gatto, però io continuavo a togliere, sono andato fino al massimo e comunque non miglioravo. Perché forse avevo usato un po' troppo per fare una prova. La cosa che ti ho detto, la cosa che dava fastidio adesso è che non mi sono voluto fermare perché pensavo che andandoci dietro col manettino diminuisse. No, ma infatti era giusto. Il tuo pensiero soltanto che, ripeto, se tu metti uno slittamento target di, non so, 10 e togli dei percentuali vai a meno. E se tu metti 0 non cambia niente, io provo a fare il salto drastico. Secondo me, se quella adesso voglio usare il vittorio, adesso è il vittorio. No, sembra di no. Vittorio, facciamo un bilancio di questo sabato di prove. Stamattina c'era il sole, poi è arrivata la pioggia e ha rovinato un po' tutto. Dici un po'. Sicuramente è stato un sabato veramente difficile, perché soprattutto dopo tutti i problemi che avevamo avuto ieri, stamattina per fortuna avevamo trovato un ottimo setup, avevamo risolto i problemi di mappa motore, quindi si prospettava veramente una bella qualifica. L'obiettivo minimo era quello di stare nelle prime due o tre file. I presupposti c'erano tutti, il tempo sul giro stamattina è stato buono, quindi ero veramente concentrato per raggiungere questo obiettivo. La pioggia è arrivata, ha dato molto problemi sia a me che anche ad altri piloti, e ad altri magari no, perché chi era davanti si è ritrovato davanti con lo stesso tempo. Però quest'anno, diciamo, non è la prima volta che parto nelle retrovie, e alla fine ho sempre recuperato, ho sempre raggiunto, diciamo, ottimi risultati. Speriamo anche questa volta, anche se mi sanno una pista un po' più difficile per superare, però ci proviamo. È anche un po' più cattiva con la pioggia. Sì, una pista molto scivolosa, infatti oggi abbiamo assistito a una gara della Stock 600 dove sono caduti tantissimi. Però è scivolosa per me, è scivolosa anche per gli altri, quindi l'obiettivo è, se domani dovesse piovere, restare sicuramente in piedi, perché comunque è una gara eliminazione, e poi cercare di andare più avanti possibile. Sono convinto che domani non pioverà, perché comunque porta sole, quindi speriamo che sia sole, così almeno si può guidare un po' più in sicurezza. Allora, tutti a fare la danza del sole per domani. Fammi vedere pochi materiali. Ci vedere. Sta, vedi? Ok. Pochi materiali, fammi vedere pochi materiali. Allora, mentre Giovanna si aggiusta i diti, voglio mandale dire, queste cose mi raccomando, mandale in onda. E certo, la mandiamo in onda. Qua è tutto diretto. Sì, vabbè. Allora, veniamo alla scuola di enduro, te la mandiamo questa cosa. Però siamo a Misano, come dicevamo prima. Siamo a Misano, Misano di moto. Anche se a te piace il fuoristrada, è inutile che fai finta, ci sei venuta. Ti prendo in giro, ma lo sai che adoro ogni tipo di moto, ogni qualsiasi mezzo abbia due ruote. È giusto che sia così, anche se qui però la maggior parte di quelli che sono qui amano soprattutto la velocità. Sì, se vieni qui è perché ami la velocità, però c'è un'evoluzione nella storia del motociclista. Si parte dalla velocità, poi piano piano si toccano anche tutti gli altri settori. Oppure come me, che le provi tutte, non sei capace di fare niente, alla fine l'unica cosa che ti sembra facile è ti fermi. Ma tu l'ippica, quello che dovresti dare, all'ippica. Sì, in effetti ci manca poco. Vabbè, allora siamo qui perché, come abbiamo detto, siamo quasi pronti per vivere le emozioni della gara della Supersport Mondiale. Supersport, vi ricordiamo che noi siamo ospiti del team Lorenzini by Leoni Kawasaki. Non invidiateci troppo, No, vabbè, ma perché ci dovrebbero invidiare? Perché siamo a Misano. Ma noi abbiamo tanti telespettatori che magari stanno anche qua oggi, sì, sicuramente. Come dicevamo, Vittorio Annuzzo e Massimo Roccoli sono pronti per vivere le emozioni e per farci vivere le emozioni di questa gara mondiale Supersport. Andiamo a vedere com'è andata e poi dopo torniamo qui per i saluti finali. Allora vogliamo dire, non lo so, perché eccoli qui che stanno a firmare autografi. Vittorio, stiamo quasi per finire la gara, manca poco. Anche la magliettina, Anche la magliettina, la tiene. Thank you.
un cilindro, okay. Non andava più. Poi girava, poi ho messo la 2, poi ho rimesso la 3, no, poi dopo sul rettilineo, ho mollato un attimo, sul rettilineo di là ho riprovato ad accelerare, ha preso, poi è ritornato su di giri. All'inizio la mappa, visto quei primi due giri, uguale a stamattina, identica, non sappiamo lavorare. Poi ho messo sulla 2 e andava bene all'inizio, poi ho cominciato a creare un'altra volta anche sotto la 2. Al primo giro praticamente avevo già sentito che la mappa non andava, però ho detto vabbè, prima di cambiare il volo aspetto un attimo, ho fatto 2-3 giri, continuavo a perdere, ho cambiato mappa, ho messo la 2 e la moto andava meglio, non grattava più sotto. Non era più così, perché quello lì me lo faceva addirittura anche in percorrenza, comunque per quella settimana così. C'è qualcosa che non va. O ti ho detto, io mi sono preso il metto, ti prendo il 50%, o sono io che dico cose che lui va al contrario, o lui non mi capisce. Sono cose comunque che si vedono in telemetria, non preoccuparti. Sì, no, infatti. Quando sono ripartito faceva lo stesso identico problema. Da subito. Io ho fatto visto i due giri che era attaccato, è partito bene, era attaccato a loro, poi all'improvviso ho preso 2 secondi, perché la moto non andava più avanti, ho cambiato la mappa, l'ho messo sulla 2 e ho cominciato a togliere rotazione, controllo di trazione, controllo di trazione. Così la moto va bene, scivola, però va bene, non taglia. Capito? E infatti ho cominciato a prendere il passo, girare sempre meglio. Problema di trazione. Cioè, almeno per me, per assurdo, la moto la mi trovo meglio quando scivola che quando c'è tutti quegli interventi. C'è anche il nostro Vittorio, il nostro buon Vittorio che oggi ha dato una mano a Enz. Nella sua tutina, magliettina gialla. Stiamo vedendo, eccolo qua, ciao Vittorio, ciao a tutti. Allora, noi siamo, mi fa piacere che stai anche tu, così ti fai vedere, hai lavorato anche tu oggi. Sì, molto, abbiamo ora finito di fare l'incontro ai box col pubblico e ora ci accingiamo a pappare. Poi con Enza Ruggero non è facile lavorare, Enza è spigliatissima, quindi bisogna essere iperattivi per starle dietro. Allora resta qui con noi perché noi siamo in conclusione. Fa piacere che siamo tutti insieme qui a salutare i nostri amici di Star Bikers. Appuntamento alla settimana prossima, sperando che vi abbiamo insomma fatto vivere intensamente. Io questo non fine sarò la settimana prossima. Dove vai? Sto qua. Resti qua? Sì, qui proprio, qui seduta. Non, non c'è niente la settimana prossima. Non fa niente, resto qui lo stesso. Non torno, vabbè, mamma, vabbè. Non torno. Io sarò da solo, Giovanna, la lasciamo qua, magari faccio fare compagnia a Vittorio. Che dici? Ma sì, vi accompagno volentieri. La piacesse, Vittorio, sta qua con Giovanna. Va bene, allora torniamo in studio settimana prossima per Star Bikers 358. Da Misano di Latico è tutto, ciao. Ciao.